La città di Trani, dopo sei mesi, ha di nuovo un'amministrazione. Amedeo Bottaro è il nuovo sindaco di Trani. La città ha premiato un po' un percorso iniziato tanti mesi fa, un percorso lungo, difficile, ma fatto di grande impegno, di chi ha cercato soprattutto di finalmente riunire l'intero centro-sinistra della città, renderlo anche più maturo e quindi più pronto anche al governo finalmente di una città. Quali sono le priorità che la città di Trani richiede per Amedeo Bottaro, sindaco? Abbiamo sicuramente l'emergenza ambientale, sarà una priorità, i problemi chiaramente dei conti del bilancio, e soprattutto la stagione estiva, non dico alle porte, ma addirittura ormai siamo entrati. Verranno affrontate subito, le inizieremo a affrontare, le abbiamo in parte già cominciato ad affrontare con la dottoressa Iaculi, il commissario prefettizio, che ringrazio già per tutta la... diciamo il lavoro profuso in questi giorni e anche per l'aiuto che già ha mostrato di darci in quest'ultimo periodo, e quindi sono convinto che anche in questi primi giorni sarà il suo ausilio, sarà fondamentale. Un commento su questa affluenza piuttosto bassa? Ma è dovuto al fatto che è un po' un trend nazionale, un trend locale dovuto anche all'unico giorno in cui si vota, cioè la sola domenica, una giornata peraltro caldissima. E probabilmente anche il fatto che non c'è stata, diciamo, una forza poi dall'altra parte particolarmente numericamente importante, quindi è evidente che alla fine l'affluenza è data da gran parte dai nostri elettori. Cosa si sente di dire al suo competitor, l'avvocato Tonino Florio? Lo ringrazio perché comunque è stato un confronto leale e soprattutto auguro a lui, come a tutti i miei competitor, a tutto il Consiglio Comunale, un buon lavoro, perché ci aspetta sicuramente un duro lavoro e aspetterà l'intero Consiglio Comunale, anche un'opposizione che mi auguro, ma sono certo, sarà costruttiva. Questa città non merita più quelle ostilità che abbiamo visto in passato, al contrario, sarò in questo un sindaco diverso, cercherò di aggregare, di unire, nel rispetto certamente dei ruoli, ma soprattutto, ma in ogni caso sempre, per costruire qualcosa di importante per la nostra città. Una dedica particolare a chi dedica questa vittoria? Alla città, credo che non meritasse tutto quello che invece ho subito in tutti questi anni. La vittoria la dedico alla città, la dedico a tutti i cittadini, e credo l'impegno di tutto il Consiglio Comunale sarà quello di riportare questa città ai livelli che merita. Tanti auguri al neo sindaco della città di Trani, avvocato Amedeo Bottaro. Grazie a voi.